aggrappati a Gesù e sarai benedetto. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo insieme Marco 10, 17, 30. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Allora egli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in casa e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Amen. Carissimi amici, continuiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, e vediamo come oggi, grazie ad una persona che va da Gesù dicendogli: Maestro buono, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù parla al nostro cuore. Innanzitutto gli dice: Osserva la legge, osserva i comandamenti. E questo tale risponde dicendo: È dalla giovinezza che li osservo. Poi Gesù fissa su di lui il suo sguardo, lo ama e gli dice: Però ti manca una cosa. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E poi vieni e seguimi. Il giovane, qui non si dice in un altro passo di un altro Vangelo, nei sinottici si parla di un giovane, non accoglie questo invito da parte di Gesù, se ne va triste. C'è da dire innanzitutto una cosa molto importante. La cultura giudaica di quel tempo attribuiva al benessere e ai beni materiali, alla ricchezza, un fatto anche spirituale. Quanti più beni tu avevi, possedevi, tanto più la benedizione di Dio ti accompagnava, era su di te. Pensiamo anche al fatto della salute. La malattia era vista come un segno di una mancanza morale, di un peccato. Ricordiamo l'episodio dove i discepoli chiedono a Gesù: Maestro, quell'uomo è così malato a causa sua o a causa del peccato dei suoi genitori? Con questa affermazione da parte di Gesù,
di vendere quello che aveva e darlo ai poveri, stava indicando un nuovo cammino, un cammino dove va bene, c'è la legge, va bene, c'è una volontà di seguire Dio nei suoi precetti, ma spesso seguire Dio significa anche lasciare che il nostro cuore si pieghi, si converta a Lui. E dal nostro cuore si passa alla nostra mente. Quest'uomo non era adatto al regno dei cieli perché non aveva accolto l'invito di Gesù. Le sue certezze e sicurezze si basavano su ciò che aveva. Gesù, che era Dio, vedeva il suo cuore e ha visto un cuore attaccato ai beni, che si gloriava, ma non solo gloriava, anche poneva la propria fiducia in quelle sicurezze materiali. Quante volte noi viviamo in questo modo? E lo Spirito Santo ci porta ad una sapienza dove non è la questione di avere o non avere, ma di come il nostro cuore sia legato a Dio, legato a Lui, e se la nostra vita ha molti beni, la mia famiglia, la mia attività, dobbiamo fare uno sforzo in più di pregare, invocare lo Spirito Santo per essere legati a Dio e far dipendere le mie certezze dalla Sua parola e non dai miei beni. Ecco perché Gesù più volte oggi lo dice, quanto è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. La questione è, non è spaventarsi, la questione è, dal tuo posto, è legarsi a Dio, aggrapparsi a Lui. Ecco perché parliamo del vizio capitale, di cui parla anche San Paolo. La radice di tutti i mali è l'avarizia. L'avarizia è un attaccamento senza un equilibrio ai beni, talmente forte che anche se io posseggo molto non voglio dare nulla agli altri perché sono miei i beni. L'avarizia mi impedisce di andare da Dio. La domanda oggi è: come posso sconfiggere nella mia vita l'avarizia? Come posso legarmi più a Dio che non ai miei beni? Gesù lo dice, anzi, in realtà lo dice Pietro. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Lasciare tutto per noi cristiani non significa vendere tutto. Forse a qualcuno viene chiesto anche questo, però se tutti i cristiani vendessero ciò che hanno, sarebbero tutti in mezzo alla strada, poveri, ma il messaggio non è questo da parte di Gesù del Vangelo. Lasciare tutto e seguire Gesù significa innalzarlo al di sopra di ogni cosa, legarsi a Lui totalmente, credendo, come dice, che già in questo tempo riceveremo 100 volte tanto insieme alle persecuzioni. Quindi oggi la cosa importante è una: metti il Signore Gesù, la Sua parola, le Sue promesse, la tua fede, mettila al primo posto, affinché sia questa la certezza della tua vita, e non i beni, e non i tuoi attaccamenti materiali. È da Dio che viene la salvezza. Signore Gesù, grazie, perché oggi vuoi illuminare la mia vita. Io ti voglio seguire, legandomi a te, aggrappandomi alla tua parola e alle tue promesse. Grazie perché sei buono, sei misericordioso, e oggi mi benedici. Fa che il mio cuore si leghi a te e metta tutto il resto in secondo piano. Donami di considerare l'esperienza
nello Spirito Santo, l'esperienza della Tua parola nella mia vita è la cosa più importante, che mi guida e che infonde in me grande speranza. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete lo slogan di oggi. Aggrappati a Gesù e sarai benedetto. Aggrappiamoci a Lui, stringiamo forte la Sua parola. Camminiamo fissando il nostro sguardo verso il cielo. Da Lui viene la benedizione e la vita per sempre. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!